L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza la manovra finanziaria 2016 della Regione Umbria. L'Aula, dopo un ampio dibattito e due sedute, ha dato il via libera con 13 voti favorevoli della maggioranza e 8 voti contrari dell'opposizione ai tre atti che compongono la manovra: la legge di stabilità 2016, il bilancio di previsione 2016-2018 e il collegato. La manovra nel suo complesso ammonta a 2 miliardi 940 milioni di euro, di cui circa 1 miliardo e 800 milioni destinati al fondo sanitario. Oltre 470 milioni vanno ai servizi istituzionali generali e di gestione, 162 ai trasporti e al diritto alla mobilità, di cui 104 al fondo trasporti, 62 milioni per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio, circa 68 milioni per lo sviluppo economico e la competitività, 50 vanno alle politiche per il lavoro e la formazione, 49 all'agricoltura, 28 all'istruzione e al diritto allo studio. 20 milioni sono destinati ai beni e alle attività culturali, quasi 30 per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa. 18 milioni per le politiche sociali e la famiglia, 13 per le relazioni con le autonomie territoriali e locali come le comunità montane e le agenzie della forestazione. Alla manovra sono stati presentati oltre 50 emendamenti, non solo dai consiglieri di opposizione, ma anche dalla Giunta e da alcuni esponenti della maggioranza. In particolare, Barberini, Smacchi, Brega e Guasticchi del PD hanno presentato numerose modifiche per spostare fondi dalle partecipate regionali al welfare. Un bilancio solido, in equilibrio, che salvaguardia i servizi, lasciando invariata la tassazione. Questo è stato l'obiettivo sin dall'inizio del documento che oggi abbiamo approvato. Allo stesso tempo abbiamo messo a disposizione 12 milioni di euro per venire incontro alle esigenze delle famiglie più in difficoltà, 12 milioni di euro che andranno ad integrarsi con le risorse messe a disposizione dal governo statale. Cerchiamo di venire incontro a queste esigenze, come di mettere risorse importanti per quanto riguarda lo sviluppo. Il nostro intento, il nostro obiettivo è quello di far partire l'Umbria, di creare nuove imprese, di cercare di salvaguardare i posti di lavoro attraverso la compartecipazione della programmazione comunitaria. Metteremo circa 240 milioni di euro per far sì che possa partire con forza questa programmazione e possa, con l'effetto leva, ricreare le condizioni per una crescita strutturata della nostra economia. I gruppi di centrodestra e liste civiche hanno votato contro il bilancio della Regione Umbria 2016, in quanto vi è solo il 13% complessivo di risorse realmente spendibili. Il resto sono costi fissi di gestione, a volte sono sprechi, inefficienze ed eccessivi debiti. Noi abbiamo proposto invece un piano per guadagnare risorse libere, eliminare sprechi, inefficienze, diminuire le risorse per le società partecipate e con questo quadro aggiuntivo economico cercare di investire di più in sviluppo e nuovi posti di lavoro, cercare di investire di più in sviluppo culturale e turistico, cercare di sostenere di più le famiglie povere, che sono circa 30.000 nel nostro territorio regionale, e soprattutto cercare di ridurre le tasse regionali. Il Movimento 5 Stelle ha votato contro questo bilancio, poiché, benché presenti alcuni risparmi di spesa nel corso degli ultimi anni, però nonostante questo si spende ancora troppo e crediamo che si spende male. Abbiamo quindi proposto il commissario, una specie di commissario che provveda ad effettuare una valutazione di eventuali sprechi, e però ci è stata bocciata. Quindi, siccome riteniamo che si potrebbe spendere meglio, abbiamo votato contro questo bilancio. Il bilancio contiene delle proposte positive ed importanti per i cittadini. Non agisce sulla leva fiscale, non ci sono nuove tasse. Le tre grandi voci di entrata che sono l'addizionale IRPEF, l'IRAP per le imprese e il bollo auto rimangono invariate, e quindi cercando di intervenire a non gravare sui cittadini dal punto di vista delle entrate. Al tempo stesso è un bilancio che si fonda su tre principali pilastri:
finanziare le politiche di sviluppo attraverso i fondi messi a cofinanziamento delle politiche europee, salvaguardare la coesione sociale, quindi i grandi pilastri, la sanità e il welfare, il diritto all'istruzione e la cultura, ed infine affronta il tema degli investimenti sul versante principalmente delle infrastrutture. Un bilancio quindi per la crescita, per lo sviluppo, ma anche per il mantenimento della coesione sociale nella nostra regione.